Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto. Basta, basta. Allora, sarà inevitabile fare un po' di spoiler, naturalmente, quindi chi l'ha già visto non subirà nessuna conseguenza. Chi non l'ha ancora visto, e questo è l'ultimo momento buono per lasciare la sala. Allora, benvenuti alla Repubblica delle Idee, benvenuto a Nicolò, che... E torna a trovarci, come sempre, splendidamente a suo agio quando ci sono questi bagni di folla, no? Allora, l'hai scelta tu la colonna sonora della sigla? Sì. Perché? Ma è molto complicata la scelta della musica, è stata forse... Forse la prima cosa che ho detto, se devo fare una serie, la cosa che mi divertirà di più è mettere la musica. E questa canzone è una canzone assoluta, dove si vede questo mondo sperso in un universo, che il giorno che viene c'è una speranza. È una canzone un po' metafisica, secondo me. È una canzone un po' dimenticata, e mi sembrava bella. E devo dire che io, una delle cose che ho sempre fatto è vedere i film togliendo la musica, quindi togliendo e mettendo dell'altra musica che mi veniva, ed era una roba che facevo sui film degli altri. Quando l'ho potuto fare su una cosa che facevo io, è stato divertente. Allora, prima di entrare nel vivo della serie, naturalmente questa sigla, non so se sei d'accordo, è molto italiana, no? A parte la musica, però si vedono le processioni, si vede questo fenomeno abbastanza inspiegabile che racconti nella serie TV, cioè una Madonna che incomincia a piangere sangue e che viene ritrovata nel covo di un latitante dell''Ndrangheta e intorno alla quale poi si sviluppa tutta la storia. Allora, diciamo che definire miracolo questa Madonna che piange sangue forse dice tutto e forse dice niente. Questi giorni, mentre stavo preparando questo incontro con te, ho chiesto un po' di persone, perché mi guadagno da vivere così, ho chiesto, ma secondo te che cos'è un miracolo? E l'ho chiesto a persone di diverse fasce sociali e culturali. Quasi tutti mi hanno risposto, dopo un attimo di giusto imbarazzo, con una risposta di tipo collettivo. Cioè, miracolo è una cosa che dovrebbe aiutare a farci stare meglio, cambiare questa fase economica, riuscire a vedere un futuro in un modo migliore, ma mai nessuno ha parlato di miracolo dal punto di vista personale, mentre mi sembra di capire, ma adesso dimmelo tu, la serie sono
vite personali e individuali che si trovano di fronte a un evento assolutamente inspiegabile. È così? Sì, non so perché ti hanno detto che il miracolo è una cosa positiva, non lo so. Io mi sono chiesto, sono partito da un'altra domanda. Mi sono chiesto se tu trovassi improvvisamente una prova materiale, vera, concreta, dell'esistenza di qualcosa di soprannaturale, di più grande, come ti comporti? Cioè mi chiedevo così, se io mi sveglio una mattina e sul comodino accanto a me ci sta un bicchiere dell'acqua e lo trovo che galleggia nell'aria, per esempio, cosa farei? Non so, vabbè, ovviamente chiamerei qualcuno, direi aspettate, non so, chiamerei dei fisici, chiamerei la Sapienza, chiamerei qualcuno, direi venite a vedere questa cosa. Però poi son convinto che se non viene nessuno... Escludi lo psichiatra comunque. No, io guarderei questo bicchiere e dopo un po' credo mi abituerei al bicchiere. Cioè dopo un po' direi vabbè, qui c'è questo strano fenomeno. C'era questo fenomeno che a Roma, che c'era questa strada che sembrava che tu le cose andassero in salita e noi andavamo a vederlo. E comunque, diciamo, rispetto a qualcosa che non si spiega, che va contro le leggi naturali, io sono convinto che come la lievitazione di un bicchiere, dopo un po' mi abituerei a questa cosa e mi terrei questo bicchiere che lievita in casa e continuerei a fare la mia esistenza. Se invece fosse una Madonna, qualche cosa che è legata, come dire, alla mia cultura, alla fede nella quale sono cresciuto, nella religione, io credo che mi smuoverebbe altre cose. Mi chiederei il senso più profondo di questa cosa. Perché ora? Perché adesso? Perché a me? Perché sono stato scelto io a vedere questo fenomeno? Se fosse una cosa individuale rispetto a questo miracolo. Su questa domanda che mi sono fatto, ho cominciato a pensare che sarebbe stato interessante se non fosse stata immediatamente presa ed esposta alle folle, perché la cosa che ti viene naturale è immaginare che tu trovi una roba del genere, i miracoli sono fatti per i fedeli devono vedere questo miracolo, tu non lo sai, cioè tu come agisci a quel punto, tu diventi... agisci per nome di Dio, quindi lo prendi e lo porti a Piazza San Pietro e lo esponi la domenica, arrivano i pellegrini e lo vedono, vai dal Papa e gli dici ho trovato questo, oppure te la tieni in casa. Insomma, era una serie di domande che mi sono fatto e quindi ho pensato che una dimensione privata, ossia di metterla in un posto, perché ti domandi anche le conseguenze, e le conseguenze sono frutto del miracolo e quindi sono volute da Dio o sono delle conseguenze che produco io esponendola? Quindi un primo ministro che si trova di fronte a una roba del genere decide di fare una cosa, può lui un'emanazione di Dio metterla dentro una piscina? Insomma, erano tutte domande che a un certo punto ho detto ma queste sono l'inizio di una storia, e quindi ho pensato di sottrarla al pubblico dominio e lasciarla una questione quasi privata di poche persone in una settimana che si trovano a fare fare i conti con qualche cosa di soprannaturale che parla alle coscienze di queste persone e che le interroga rispetto al senso di quel miracolo, perché il miracolo parla al tuo passato, a quello che sei, a quello che hai fatto, alla tua etica, alla tua morale. E quindi questi personaggi sono completamente sballottati. In realtà la Madonna era un volano sulla quale poi giravano tutti i personaggi. Allora, vediamo un attimo, quindi un altro spoiler, vediamo un passaggio in cui arriviamo al punto che il primo ministro è stato informato dai servizi segreti del ritrovamento di questa Madonna che piange sangue e come prima reazione, oltre allo stupore, oltre a chiedersi dove è il trucco, oltre a chiedersi se si trova addirittura scherzi a parte, no? Ad un certo punto, decide di chiamare un amico prete e gliela fa vedere. Chiama un addetto ai lavori. E ad un certo punto c'è questo dialogo tra i due, tra questo personaggio politico che rappresenta, credo, il potere, no? Potere, tra l'altro, personaggio politico anche tutto sommato positivo, un leader di centrosinistra, se si può ancora dire, possiamo ancora dirlo, sperarlo,
che tra l'altro si sta giocando la sua carriera politica con un referendum molto impegnativo. Qui naturalmente ogni riferimento è puramente casuale. Il referendum, tra l'altro, riguarda l'uscita o meno dell'Italia dall'euro, quindi anche lì, di nuovo, pura fantasia dello scrittore, devo dire, tra l'altro anticipato 2 anni prima. Però ha la barba, quindi non è sicuramente non si può identificare con nessun leader di questo momento. Però se vediamo un attimo questa clip, entriamo in quella che è la questione, cioè due persone di formazioni molto diverse che si trovano di fronte a una cosa che non si sanno semplicemente spiegare. Spiegami meglio. Ho perso le forze. Poi mi è salito un calore su al petto, le ginocchia. Ho avuto un'illuminazione, proprio nel vero senso della parola. Si è illuminato tutto. Credo di essere svenuto. E non può essere stata la suggestione? No. Se vuoi sapere se è un miracolo, io ti dico di sì. E sei certo? E come lo sai? Lo so perché l'ho sentito. Forte. Comunque, dobbiamo fare altre analisi. Potrebbe essere di tutto. Una reazione chimica. Esistono dei nuovi materiali plastici. Materiali plastici ti producono un sangue umano? Perché quello è sangue umano, vero? Sì. È un miracolo. E le analisi e la scienza non vi diranno nulla se non confermarne la natura divina. Non avevi detto che i miracoli servono solo a chi non ha la fede? Forse è per questo che è arrivata fino a noi. No. Ma ha fatto lo scherzo. Le statue che piangono sangue non sono un fenomeno di questi ultimi 2 secoli, sono un fenomeno molto antico in realtà, ne parla addirittura Tito Livio, e di solito avvenivano, secondo le cronache, quando stavano accadendo degli eventi particolarmente catastrofici per la comunità, guerre, epidemie, carestie, morti di personaggi illustri. Su questi fenomeni, diciamo, i testi sacri e in generale la teologia del tempo, anche pagana, si è sempre espresso in modo molto negativo, considerandoli non miracoli, ma segni di qualcosa, probabilmente segni di qualcosa che arriva da universi molto lontani dentro di noi, quasi sciamanici, primordiali, e ha sempre condannato questo tipo di superstizione. Anche nella tua fiction siamo in un momento politico molto impegnativo, che è quello che devono affrontare il Presidente del Consiglio e il suo staff per cercare di far restare l'Italia in Europa. È voluta questa cosa, che un miracolo avvenga esattamente in una crisi politica? No, in realtà è strana questa cosa, perché io quando ho scritto questo, sono ormai passato tanto tempo da quando ho cominciato a lavorare al miracolo, ho lavorato al miracolo, ho scritto un pilota da solo mentre stavo scrivendo Anna, perché a un certo punto mi sono stancato, ho detto devo un attimo abbandonare il libro e devo fare qualcos'altro. Mi è stato chiesto di fare il pilota, io ho fatto un pilota in pochissimo tempo, perché quest'idea della Madonna c'era, continuava a esserci, e in quel periodo più o meno c'era la Brexit, se ne parlava, c'era molto, e mi faceva molta impressione, mi sembrava una vera scelta di coscienza, che poi non solo come dire, avrebbe coinvolto un primo ministro, ma tutti i cittadini che andavano a votare un referendum del genere. Credo che un referendum del genere sarebbe una roba dove io penso che prima di andare la mattina a votare ci devi pensare veramente seriamente, perché comunque cambia la storia del paese, della nazione, dell'economia, e quindi devi affrontarla seriamente. E quindi ho detto, un uomo che si trova in difficoltà in questo momento, che sta, cioè,
sta cercando disperatamente di tenere l'Italia in Europa, ma vede dall'altra un'opposizione sempre più forte che di giorno in giorno guadagna punti. Se vede una Madonna, che cosa, che si fa una domanda importante, cioè sto facendo bene, sto facendo male, è giusto quello che faccio, e soprattutto sono in grado in questo momento, la potrei usare. Potrei usarla, potrei prendere questa Madonna e dire va bene, ok, io mi sono svegliato oggi, però ho una Madonna che piange dalla mia parte, oppure potrei prenderlo come un segno che la Madonna piange perché stiamo facendo qualche cosa di sbagliato. A un certo punto nella serie viene raccontato, usala, gli dice la sua segretaria, usala come una bomba, gettala in mezzo alla gente, fai venire i giornali, falla vedere, vediamo che succede, stravolgi talmente tutto prima che la gente capisce che forse qualcosa cambia in questo destino che sembra che l'Italia debba uscire dall'Europa. E quindi ho pensato che avrei potuto raccontare la storia di un uomo ateo che lentamente si converte, non è che si converte, però incomincia a dialogare con questa statua, comincia a prenderla molto sul serio, sembra che lui sia quella che la prende più sul serio di tutti, più intorno a sé la gente spinge perché lui si occupi del referendum, e più lui in qualche modo continua a tornare in questa piscina a chiedere delle risposte alla Madonna, alla statuetta, ed è un po' come la storia del miscredente che si trova di fronte nel percorso a una visione che poi lo trasforma in un credente, e ci diventa quasi come i credenti del Vecchio Testamento, attraverso quasi, lui la vede quasi una punizione, quindi una battaglia vera e propria, che avviene durante un momento veramente delicato della storia politica italiana. Io l'ho fatto non pensando all'Italia, onestamente, ma più pensando a quello che avevo percepito stando a Londra in quel periodo e sentendo proprio alcune persone terrorizzate da questa cosa. Vorrei leggerti una citazione da una delle puntate, poi abbandoniamo il terreno della politica. Ad un certo punto il Presidente del Consiglio, messo alle strette dai suoi colonnelli, perché i sondaggi sulla sua azione di governo stanno precipitando, gli chiedono di fare qualcosa. E lui ad un certo punto dice testuali parole: «Non posso farci niente se viviamo in un paese con tendenze suicide. C'è qualcosa di masochistico che spinge gli italiani a fare sempre la scelta sbagliata». L'hai scritta tu? Troppo sì. Sì, l'ho scritta io. Ma mi piacerebbe ogni tanto che i politici dicessero agli italiani le cose, perché sembra sempre come se, quando si parla ai propri elettori, i politici parlano, è come se il popolo non avesse nessuna colpa. È come se le assumessero sempre loro in qualche modo, dicono gli italiani non ti hanno capito. Cioè mi piacerebbe se una volta un politico dicesse voi non avete proprio sbagliato, se è colpa vostra, è colpa del vostro voto. Cioè questa è una cosa che vorrebbero sempre dire, ma non lo possono dire perché comunque gli elettori sono una specie di popolazione benedetta che tu devi semplicemente muovere da una parte all'altra. Invece come i politici sono rappresentazione degli italiani, gli italiani sbagliano, gli italiani prendono delle cantonate, gli italiani, parte degli italiani, alcuni. E la sensazione è che si dà poca fiducia generalmente ai governi, cioè i governi ci stancano molto rapidamente e noi tendiamo come pendole a votare da una parte all'altra. C'è uno spostamento che forse quando io ero piccolo c'era meno, la gente era legata tradizionalmente a dei partiti e quelli li portava avanti, poi si è sfaldato tutto a un certo punto. Ora mi sembra che vengono fatte spesso delle scelte impulsive, e quindi sono cose che credo i politici si diranno quando stanno da soli, dicendo quei cretini degli italiani che cosa fanno, chi perde, casomai invece è il contrario per chi vince. E quindi in questo momento mi sembrava di parlare di un aspetto intimo. No, potrebbero anche dirlo chi vince in realtà, quei cretini ci hanno votato.
può darsi che dicono anche così, sì, no, non lo so, non credo onestamente, uno li ama i quelli che ti votano. Però è un periodo complicato, insomma, io non voglio parlare di politica, non è il mio, ma mi sembra complicato, adesso bisognerà vedere che succede, mi sembra complicato questa alleanza in generale, questa alleanza fra persone così diverse mi sembra strana. Non ho mai avuto questa percezione fino adesso, li ho sempre visti come un blob, le alleanze politiche, e ora ho la sensazione di due corpi estranei che convivono e non so fino a quando, quindi sono... Una specie di miracolo, insomma. Per questo dicevi prima che i miracoli non sono necessariamente positivi. No, non sono, parlano alle coscienze delle persone, quindi per alcuni sono positivi, per altri non sono positivi. Il miracolo, in fondo, questo tipo di miracolo, come dire, mette d'accordo il non credente, che ha una prova tangibile dell'esistenza di Dio, e annulla la fede del credente, che a quel punto ha una prova tangibile di quello di cui ha fede e quello che crede. Quindi è l'unica cosa che unisce non credenti e credenti. E poi ci sono due, in fondo è strana questa storia dei miracoli. A un certo punto il primo ministro, parlando col prete, gli dice: ma un miracolo non diminuisce, non sminuisce l'onnipotenza di Dio, cioè Dio è talmente potente che non avrebbe bisogno di miracoli. E il prete gli risponde, dice: Gesù, quando camminava sull'acqua, ha fatto delle cose che probabilmente le doveva fare perché il popolo della Palestina aveva bisogno più di stregoni, di maghi, che di persone che raccontavano le parole più rivoluzionarie del mondo. Ed è strano, perché da una parte esistono dei miracoli della fede, come persone che vanno a Lourdes e ottengono, gli ritorna la vista, oppure finiscono delle malattie, vengono certificati dalla Chiesa, e dall'altra ci sono dei miracoli che sembrano, come dire, come dicevi tu, legati al Vecchio Testamento, ossia una Madonna che piange. Una Madonna che piange a che cosa serve in realtà? Serve a richiamare chi non crede, o serve a dare una prova tangibile a chi invece ha fede e ha bisogno? Quindi è strana questa cosa, me la sono sempre chiesta, e non ho mai capito come convivono questi due tipi di miracoli completamente diversi. Però scusa Nicolò, quando prima stavi dicendo che il potente, il Presidente del Consiglio, a un certo punto decide di non mostrare una cosa che potrebbe anche essergli utile, quindi decide, se volessimo usare un linguaggio biblico, di rinunciare ai fasti del mondo, no? Decide di fare un'altra cosa, cioè di tenersela per sé. Non pensi che forse il miracolo non sia tanto appunto la Madonna che piange, ma il processo psicologico, spirituale, mentale, esistenziale, che una persona è costretta a fare di fronte a una cosa? Ma la cosa, deve per forza essere una Madonna che piange? Voglio dire, Sant'Agostino ebbe la sua grande conversione la prima volta quando sentì il canto ambrosiano. È un miracolo, questo è un miracolo. Allora, i miracoli forse sono molto più diffusi di quello che noi pensiamo, forse non c'è bisogno di una Madonna che piange, forse i miracoli sono disseminati un po', basta saperli vedere, un tramonto. Non voglio essere troppo romantico, perché sai che non lo siamo, però una persona che incontri, una musica, un libro, e questo è il processo di trasformazione che forse è il vero miracolo, o no? Sì, no, succedono... Io non sono così convinto, onestamente. Cioè, mi piace molto quello che dici, ma non sono così convinto. Cioè, a me mi interessa, come dire, quando in qualche modo c'è qualche... Purtroppo è un problema di tipo narrativo il mio. Io ho bisogno di qualche cosa che sconvolga le coscienze al punto da trasformare le persone. Poi miracolo, come dire, è la parola veramente più abusata del mondo, si usa per tutto. È forse veramente la parola che si usa, il miracolo economico. Lo dice proprio il mail a un certo punto. Io ci pensavo, è proprio il miracolo economico, il miracolo del tramonto, il miracolo...
Però invece è una parola seria, il miracolo è qualche cosa che sconvolge le leggi naturali, che non ha a che fare con quello che noi percepiamo, ma che mette in discussione delle... Cioè, in fondo quel miracolo, se voi ci pensate, cioè una Madonna che piange 9 litri l'ora, significa che supera delle leggi sulle quali noi funziona tutto quello che noi conosciamo, cioè la legge della conservazione della massa, ossia un oggetto che pesa una certa quantità non può produrre più di quello che pesa, per esempio, non so, adesso... Cioè, se quello fosse vero, che cosa succederebbe? Se continuasse a piangere, avrebbe riempito, a un certo punto riempie la piscina, poi sgorga, poi a un certo punto diventa un lago, diventa grande quanto il lago di Bracciano, poi copre tutto. Cioè, teoricamente, fra 1000 anni, se non riescono a stoppare quella Madonna, il mondo è coperto da una glassa di sangue. Oppure, stranamente, a un certo punto il ministro dice: ma avete provato a congelarla? E stranamente invece poi quella Madonna, che sembra rompere completamente le leggi naturali, messa in un frigorifero, smette di piangere. Quindi che cos'è esattamente? Ed è proprio in quella domanda, in quel che poi i miei personaggi esplodono in una settimana in cui li cambia completamente. E la cosa difficile è stata per tutti noi, la cosa più complicata in assoluto è stata quando abbiamo cominciato a girare con la Madonna, perché la Madonna è arrivata, noi potevamo scegliere se girare, no, abbiamo avuto un problema terribile a trovare la piscina, veramente, perché non si trovavano delle piscine che fossero belle fotograficamente, a Roma non ce n'erano, o erano piene di acqua e la gente ci nuotava, oppure erano vuote ma rovinate, non erano belle, e quindi a un certo punto abbiamo quasi abbandonato la ricerca della piscina, abbiamo pensato di ricostruirla e a Cinecittà, poi insomma non mi piaceva, la volevo trovare, a un certo punto l'abbiamo finalmente, abbiamo mandato, cioè io ho visto tutte le piscine di Roma praticamente, ho passato un mese andando in giro per piscine e a un certo punto l'abbiamo trovata a Parma. Ah, è a Parma, non è a Laurentino. Quindi siamo partiti tutti per Parma, era una piscina non abbandonata, adesso forse l'hanno anche rimessa in funzione, però insomma stava lì ferma, perfetta, vuota, bella, e abbiamo detto: quando giriamo questa cosa, questa Madonna? E a un certo punto tutti, io, gli altri registi, la produzione, il direttore della fotografia, abbiamo detto: dobbiamo girarla alla fine, perché la vera protagonista è la Madonnina. Intanto continuavamo a fare esperimenti per fare una Madonnina, abbiamo fatto dei calchi di una Madonnina, cioè abbiamo messo dentro un motore d'acquario, abbiamo messo un serbatoio e abbiamo cominciato a vedere questa lacrimazione com'era, cioè 9 litri l'ora, quella che si vede nella serie è molto meno, perché 9 litri l'ora siamo a dei livelli tipo Zampillo, era evidentemente troppo splatter. E quindi abbiamo fatto delle riprese, abbiamo visto che c'era un problema, per esempio, perché le Madonne normalmente hanno la testa leggermente più alta e quindi il sangue sarebbe passato ai lati e non avrebbe fatto quella cosa che invece secondo me è bellissima di questa Madonna, che c'ha intanto la testa leggermente reclinata e quindi si forma la goccia proprio esattamente al centro del mento. E quindi abbiamo lavorato su quello e poi siamo arrivati finalmente a Parma, e a Parma eravamo partiti con una cosa super un po' tecnologica, cioè volevamo mettere molte luci sopra, spot, telecamere, cavi intorno, quasi a costruire una specie di navicella della NASA. E abbiamo interrotto, abbiamo preso dei giorni per capire, ed è stato il momento più complicato di tutto. Uno, perché gli attori avevano girato senza aver mai visto la Madonna, quindi con questa cosa si parlano, hai visto la Madonna, ti ha colpito così, ma nessuno l'aveva vista. Capita. Funziona così il cinema, solito, purtroppo. Sì. No, e quindi quando... No, dico di vedere la Madonna. No, di vedere la Madonna, infatti così è stato. E a un certo punto siamo arrivati finalmente a questa piscina e ci siamo detti come la poggiamo. Cioè, adesso bisogna essere... Cioè, immaginiamo che un generale si trova con questa cosa che ha trovato in un covo, se la porta in questa piscina, che cosa fa?
E abbiamo detto, beh, la prima cosa che farebbe è poggiarla su una base da dove, con dei buchi in qualche modo, dove può il sangue colare, e dove lo mettono, dove lo stipano, nei barili, però prima di metterlo nei barili dovrebbero trovare un contenitore. Dove lo vai a cercare un contenitore? All'IKEA. A Parma. E quindi siamo andati all'IKEA a cercare i contenitori dove avremmo messo il sangue, e sono quelli quadrati, quelli delle scarpe, no? Avete presente quelli trasparenti che si mettono sotto al letto con dentro le scarpe? Ed era bello perché aveva una consistenza ed era, non era completamente trasparente, ma era opaco, ma il sangue si vedeva, quando casca fa delle piccole onde. E siamo stati lì 2 giorni a fare solo riprese della Madonna, senza girare, solo per capire l'effetto che faceva, ed è stato impressionante. Abbiamo capito che noi avevamo girato per mesi, ma che era lei la protagonista e che aveva una forza che quando l'andavi a riprendere si sente ed è evidente. E tutti quanti hanno fatto un po' di silenzio. Ed è stato un momento veramente bello e difficile, e soprattutto la scommessa era quella che nessuno, poi chi vede la serie potrebbe dire è finto così, e invece quando ci sta, secondo me, poi forse non è così per gli spettatori, però io ho avuto la sensazione che la prima volta in cui il primo ministro Guido Caprino scende e comincia a attraversare questa piscina vuota verso il fondo, verso la parte più bassa, e nella poca luce che ci sta, di questa piccola luce che la illumina, questa luce calda, vede questa Madonna, è qualcosa che non ha parlato solo a lui, ma io l'ho sentito sulla troupe e mi sembra di averlo sentito anche nello spettatore, quindi c'è qualche cosa che parlava a tutti. A proposito di lavorare con altre persone, ora non dico una cosa che non sa nessuno se dico che tu sei un orso, una persona che piace lavorare da solo, cioè sei uno scrittore piuttosto... Ecco, che cosa significa invece iniziare a lavorare a una cosa da solo e poi iniziare a parlare con la produzione, i sceneggiatori, la troupe, cioè non solo che cosa significa dal punto di vista, diciamo, personale, che immagino sia stata anche una cosa abbastanza nuova per te, ma anche dal punto di vista professionale, perché è del tutto evidente che noi di fiction, di santi in Italia ne abbiamo viste a bizzeffe, cioè Rai 1 ci ha inondato di quella roba lì. Però in questo caso invece non solo un prodotto molto diverso, ma tu come altri, come scrittori, come autori, c'è molta più qualità, su questo non c'è dubbio, c'è molta più cultura. Quindi che tipo di esperienza è stato questo cambiamento? Beh, è stata veramente faticosa, proprio è stato un culo esagerato. Ecco, l'ha detto in streaming. È stata molto faticosa, però è stata una lunga preparazione, è molto strano perché lavorare con altre persone è un progetto, perché si parte tutto da una sceneggiatura, e la sceneggiatura è una cosa dove ogni reparto vede qualche cosa, no? Tu cominci le prime volte, io non sapevo neanche se come parlare con gli, che ne so, col costumista. Non sapevo neanche parlare con lo scenografo, non sapevo parlare con l'aiuto regista che ti propone ogni settimana un piano di lavorazione in cui ti dice oggi giriamo questo, questo e quest'altro, domani facciamo questo, poi ci spostiamo. E io non avevo esperienza. Per fortuna c'erano altri 2 registi che mi aiutavano, però insomma diciamo che io prendevo delle decisioni. Ho fatto all'inizio, cominci facendo il cast, facendo i provini con gli attori, cercando di spiegare, e ti rendi conto che in fondo è un sogno condiviso il cinema, che unisce persone completamente, che hanno proprio dei settori e delle specialità, e che insieme contribuiscono fortemente a
a costruirla e ognuno deve fare una parte, cosa che non era mai successo, perché tu da solo, quando fai lo scrittore, stai da una parte, fai tutto praticamente, poi ok, sì, ci sarà qualcuno che ti può dare un consiglio, ma sei, produci tutto l'immaginario, invece quello lo condividi con altre persone e con queste persone vivi e divori il mondo, perché la cosa incredibile di un set, quella che è stata la prima cosa che mi ha stupito, è come se fosse una specie di strano blob fatto di tante persone che prende i posti, li usa, li vive per pochissimo tempo, per un giorno, due, tre, dipende, e poi lo abbandona per spostarsi da un'altra parte, ma non entra realmente in contatto col luogo. È come se non fosse sensibile, i bar li attraversa, va a mangiare in un posto piuttosto che un altro, ma è come se fosse completamente staccate, tu ti senti protetto, tu come regista a un certo punto senti che c'è un cordone di persone intorno a te che lavorano perché tu ti possa esprimere e ti rendi conto che quella capacità di raccontare da scrittore, se la utilizzi come regista, le cose le puoi far intuire, immaginare anche agli altri e gli altri rispondono suggerendoti e dando delle cose che tu non avevi immaginato. Quindi è molto difficile, però devi essere in grado di tenerli tutti insieme. E se tu non sei in grado di parlare con ognuno e di starli a sentire, nello stesso tempo dire sì e dei no, è difficile. Tu passi tutto il giorno a dire sì e no e devi avere una risposta. Un'altra ipotesi è quella di non rispondere, rimani fisso così, a un certo punto se ne vanno. Quella era un'altra tecnica che usavo ogni tanto. Dicevano, vabbè, mezzo... così non dice niente, io li guardavo un po', poi a un certo punto abbandonavano la scena. Però è stato bello. Io poi ho avuto veramente la fortuna di avere due bravissimi registi accanto che mi hanno anche messo davanti a un monitor, mi hanno fatto capire cosa bisognava fare. Però la cosa più complicata per me è stata quella proprio di scomporre l'immagine. Perché nel cinema effettivamente il regista dovrebbe vedere già quello che verrà montato dopo, ed è stata la cosa più difficile quando ho deciso di fare la regia, perché non avevo esattamente chiaro questa cosa. Tu scomponi il nostro dialogo attraverso una serie di immagini, mi metti una telecamera dalla tua parte verso di me, una da me verso di te, un totale di qui, poi se decidi che devi vedere il pubblico ne metti un'altra di qua, poi la puoi mettere sopra, e con queste tu decidi che cosa vuoi far vedere, però questo lo sai solo alla fine, quando vai al montaggio, di tutte queste inquadrature, di tutte queste riprese, di tutti questi ciak, cosa ne farai. E io all'inizio facevo molta fatica, perché quando scrivi non capisci se è un'oggettiva, se è una soggettiva, sono un po' come i sogni, no? Quando io credo scrivere, quando noi sogniamo non capiamo mai bene qual è il nostro punto di vista, sappiamo che sì, io sono quasi sempre il protagonista più o meno del proprio sogno, però non capisci mai esattamente, galleggi dove vedi delle cose, però come quasi fosse la propria vista, e così lo scrittore, come se fosse, anche quando parla in terza persona, vede qualche cosa come fosse al teatro, che quasi c'è solo un piano, e invece l'ho dovuto scomporre in altri piani, e questa cosa è stata la cosa che mi ha angosciato di più. La notte facevo fatica ad addormentarmi dopo, perché quando era il mio turno di girare non ero certo che quello che avrei girato, le inquadrature erano quelle giuste, e il rischio è che ne fai troppe, perdi tempo a farne troppe e casomai poi sulla singola inquadratura non sei abbastanza bravo da ottenere quello che, perché anche il dialogo con gli attori è un dialogo che si sviluppa attraverso tentativi, attraverso ciak, e quindi quella cosa lì mi ha terrorizzato, e a un certo punto ho detto io non lo faccio più perché ho paura, poi l'ho superato piano piano, sono stato aiutato, e a un certo punto diventa naturale. E poi quando diventa naturale ti rendi conto che quando vai al montaggio trovi tutto quello che hai bisogno. Quando invece avevi incertezza e hai fatto delle cose in maniera schematica, poi quando vai al montaggio la scena è sicuramente meno interessante. Ma al di là di tutto questi aspetti tecnici importantissimi, io mi ricordo che l'unica altra volta che sei venuto alla Repubblica delle Idee, proprio stesso palco, no, non eravamo qua, eravamo a Genova, ad un certo punto a una domanda su che differenza c'è tra scrivere un libro e scrivere invece per una serie TV, tu mi avevi risposto che per quanto una serie TV possa mettere in scena, raccontare, far vedere,
non riuscirà mai a descrivere, e ti cito, tanto non ti ricorderai, quel buco che soltanto la letteratura può fare intuire. Lo so, non te lo ricordi. No, me lo ricordo. Non mi ricordo quasi nulla, ma questa l'ho detta diverse l'hai volte. Detto. Ah, vedi. È vera. È vero, è verissimo. La letteratura in questo, come dire, è sempre stata superiore, proprio per quella possibilità di condividere con il lettore, di riempire solo buchi di immagini. Il resto lo chiudono i lettori con la propria immaginazione. Nel cinema noi forniamo tutto. Forniamo addirittura una colonna sonora con delle musiche che ci vengono poggiate sopra. Quindi questo è vero. È vero che la serie televisiva ha dei pregi rispetto al cinema, secondo me. Non in generale, però insomma per quello che mi riguarda, è che si sviluppa nel tempo e dà spazio anche ai caratteri secondari, come fa la letteratura. La letteratura, come dire, non si chiede, il cinema in fondo vive dentro tra 1:20 e 2:30, 3 ore, insomma, diciamo, questi sono normalmente è una scatola nella quale tu poi ci puoi mettere veramente dalla Bibbia a due persone che stanno in una stanza e decidono di lasciarsi. La serie televisiva ha un andamento che, almeno per quello che mi riguarda, assomiglia molto a come ho sempre scritto i libri, con molti personaggi, con la possibilità di potermi fermare, di poter anche guardare a dei rivoli che non sono il fiume principale. In questo senso devo dire, questa serie mi ha dato molto. Ho sentito che questa storia l'avrei potuta tranquillamente farne un romanzo. Perché non l'ho fatto? Non l'ho fatto solo per una ragione, ed era una ragione visiva, perché sentivo che descrivere il sangue non sarebbe stato abbastanza forte come vederlo. È una delle poche cose che il cinema fa meglio della letteratura, mostrare il sangue, la nostra, come dire, il nostro fluido più che ci tiene in vita, il cinema lo mostra e ci fa veramente impressione. Quindi ho pensato che proprio quella Madonnina doveva essere filmata, dovevo vederla. E quindi da questa intuizione qui ho detto, ok, questa è la volta buona che mi metto lì e faccio una cosa diversa. Detto questo, sono sempre convinto che la letteratura in questo è meravigliosa, proprio perché si fa il 50%. Senti, è del tutto evidente, Repubblica se n'è anche occupata, tra l'altro viene citata molte volte nella serie Repubblica, moltissime volte. Ah sì? Sì, sì. È vero. Dunque non è farina il tuo sacco, sì, l'hai deciso tu. Non è che c'è qualcuno che ti decide di mettere le cose. Repubblica? Che, no, ho messo io Repubblica. Ah. Grazie. Sì, ho detto, poi vedete che mi invitano pure, allora... Prossima volta Gazzetta dello Sport, sai che... No, non lo so perché... Sì, Repubblica, no, perché a un certo punto dice finisco su Repubblica. Poi c'è uno sul tram con Repubblica. Era un unico giornale che l'abbiamo traportato da una parte all'altra. A un certo punto si vede che il primo ministro tira fuori una Repubblica tutta stropicciata, perché aveva fatto un sacco di strada quella Repubblica. Infatti mi sono molto innervosito perché era tutta, insomma, comunque è strano, il cinema è pieno di cose di cui non sei mai contento, che non ti sembrano funzionare, e poi magicamente quando poi dopo le fai diventano una cosa di cui almeno tu sei soddisfatto, però sul momento dici no, vabbè, ma questo è bruttissimo. E poi il montaggio, la musica, gli effetti, tutto quello che c'è dopo veramente può cambiare la storia di un film. Io non mi era ben chiaro all'inizio. No, volevo dire che se ne è occupato anche Repubblica, che c'è un evidente ritorno di interesse per il sacro, che coinvolge anche te come altri scrittori italiani. Secondo te a che cosa è dovuta questo interesse per qualcosa che non è la religione, perché nel frattempo le chiese e i seminari si svuotano, quindi non è il sacro inteso dalla religione classica, non è nemmeno New Age, perché quella stagione sembra finita, è più una specie di ricerca di qualcosa che in un certo senso può essere definita religo, nel senso qualcosa che un circuito, un perimetro
in cui ritrovarsi. Secondo te perché c'è questo ritorno a questo? Bella domanda. Io penso che è difficile in questo momento trovare, come dire, dei fulcri sul quale muoversi. Io credo che la religione, da molte, oltre che, come dire, chi ha fede è una persona fortunata, perché, come dire, io credo, sente che c'è cioè sentire qualche cosa di più alto, di soprannaturale, di infinito, un mistero, e vedere attraverso il mistero qualcos'altro è una grande fortuna. E se poi questa cosa, secondo me, non è semplicemente, come dire, la ricerca di qualche cosa, ma è legato anche, come dire, a una parabola evangelica che dice delle cose fondamentali, e quindi, come dire, com'è quella religione cristiana in questo senso, io penso che questo può essere un timone molto importante. In questo momento io sento che è un momento molto intimo e non può essere condiviso con gli altri. Cioè è l'ultima spiaggia dell'intimo, del personale. E non credo che basta andare in chiesa con gli altri per condividere, è un rapporto personale. Siccome noi tendiamo oramai a condividere tutto con gli altri, credo che questo mistero personale possa essere qualche cosa che poi a questo punto sentiamo, e non si fa non si prega con gli altri, si prega da soli, ci si rivolge a un Dio da soli, si fanno delle scelte etiche e morali da soli, poi casomai si condividono con gli altri. E solo il rapporto con la religione e con un Dio più grande di noi può permettere di fare una roba del genere. È la tendenza esattamente opposta a diciamo quella dei social, quella della condivisione, quella del dire tutto e subito, far sentire la propria voce per avere qualche momento di celebrità, scannarsi su Facebook. Credi che ci sia una relazione tra il ritorno di questa voglia di sacro e lo sfaldarsi invece delle relazioni classiche, che poi sono le relazioni della politica, della società, della scuola? Ma mi sembrerebbe di sì, non ne sono certo, però penso di sì. Penso che è che dobbiamo trovare degli spazi intimi, dobbiamo riuscire a non condividere le cose con gli altri, perché quelle poi sono le spinte che poi portano alle rivoluzioni, portano ai cambiamenti personali. Non so, adesso mi sembra di fare il guru, ma non lo so, adesso, perché mi hai fatto una domanda del genere, tendo a parlare delle settimane, del rapporto con gli attori, delle cose, perché mi fa sempre fatica poi riflettere sul senso di quello che faccio. È la fatica dell'intellettuale, Nicolò. Eh sì, ma infatti non mi ci sento moltissimo in questo senso. Penso di essere un narratore, e penso che in questo momento, purtroppo, per esempio, la letteratura fa fatica a raccontare le cose in questo momento. Almeno la gente non parla più dei libri che legge. Forse esistono delle forme di narrazioni che sono più, almeno in questo senso, più condivise, che sono tipo la serialità televisiva o altre cose. Io sono dove ci sono, mi piacerebbe stare dove ci sono le storie, anche per questo ho scelto di lavorare in una cosa che non sapevo. E devo dire che arrivare a 50, 51 anni e avere la possibilità di raccontare attraverso un'altra cosa è stata quello, io lo sento come veramente come un miracolo, ma è un miracolo dovuto al fatto che qualcuno ha avuto fiducia in me di dire le tue storie si possono tramutare, diventare un'altra cosa, quindi sono molto contento, e soprattutto quello che dicevi te mi ha fatto uscire fuori di casa, cosa che non facevo da parecchio tempo prima, quando scrivevo i libri. Alla fine, se uno dovesse farti una domanda secca, ma questa Madonna che piange e che coinvolge la vita di queste 4 o 5 persone, il prete, la biologa, il presidente del consiglio e sua moglie, è una cosa buona o è un incubo? È una cosa buona, secondo me. Non lo so, penso di sì, penso che è una cosa buona quando dei personaggi
raccontano le proprie ossessioni e cambiano in questo. E questa è una settimana in cui questi personaggi tutti cambiano in qualche modo. Succedono anche dei fatti terribili che sembrerebbero più dovuti, come dire, veramente a un Dio biblico, un Dio che punisce, ma non è così. La Madonna non fa altro in questa storia che piangere. Poi sono le persone che cambiano intorno a questo. Non suggerisce, non fa nulla, i sogni sono dei protagonisti, le azioni sono loro. È perché bisogna mettere in moto, come dire, l'inconscio dei personaggi. E quindi questa Madonna fa questo e produce poi delle reazioni eclatanti. E questo era il senso poi più profondo della storia del miracolo. Cioè il grande mistero in noi anziché il grande mistero sopra di noi? Sì. Allora io non so se il contatore è giusto o se è partito prima, credo che sia giusto, quindi ci dobbiamo congedare. Sì, gli facciamo vedere un ultimo pezzettino. Sì, ci congediamo con un ultimo spoiler e grazie a tutti. Grazie, grazie. Presidente, avrebbe potuto avvertirmi, no? Un prete. Innanzitutto è un mio caro amico. Oltre ad essere una persona di fede e di ragione, manterrà la massima riservatezza. Prima di prendere una decisione ho bisogno di capire. Portiamolo via.
Voglio un po'? Sì. Lo possiamo curare qua? No. Faccia vedere. No, come facciamo? Qua servono i punti. No, sto bene. Sì, sì, vabbè. Sì. Portiamolo al pronto soccorso. Sì. Quale lo portiamo? Terzo Laurentino. Mi dico che sto bene. Sì, padre, lo so. Però è meglio andarci. È qua vicino. Basta così? Ancora un po'. Basta. Adesso preghiamo. Ripetete dopo di me. Requiem eterna. Requiem eterna. Dona ei Domine. Dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Así que lo más seguro es que hoy también me esté mintiendo. Ya bájale a la paranoia. Fran nos dijo que él estaba con Mauricio. La mujer esa se fue con otra persona. A lo mejor fue coincidencia, estaban los dos juntos ahí, ya. No, qué coincidencia ni qué nada. Ellos dos están bien. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé. Ajá, mi amor, no entiendo qué te pasa. Pensare la carta per dare un messaggio chiaro. Quello che c'è sulla carta è qualcosa che deve essere necessario, essenziale.